Allora, questo progetto per me ha una rilevanza molto importante. La prima volta che l'abbiamo messo in scena era in forma laboratoriale appunto nel Centro Teatrale Santa Cristina in Umbria, di Luca Ronconi nel 2016. Poi nel 2017 siamo tornati, 2 estati abbiamo fatto, più o meno 2 mesi. È importante ritrovarci dopo 4 anni e metterlo in scena insieme con una produzione. Per me è stato importante l'incontro con Fausto 4-5 anni fa, insomma nel 2016-17. Venivo da un periodo, eravamo tutti usciti dall'Accademia, io venivo da un periodo, insomma, di un po' di smarrimento, di ricerca, insomma, no? Anch'io forse non credevo in nulla, o comunque avevo perso molte sicurezze. Ed è stato molto importante sia l'incontro con Fausto, anche con Fausto Malcovati, che ci ha seguiti sempre nel lavoro, ancora è qui con noi, ma anche l'incontro con questo personaggio. E adesso è bellissimo poterci ritrovare tutti maturati, cresciuti artisticamente, come persone, e lavorare insieme su questo testo in modo ancora più professionale. Arcadi, noi lo ritroviamo nel momento in cui, dopo aver conseguito gli anni di studi all'università nella capitale, ritorna, appunto dopo 3 anni circa, ritorna nella casa paterna. E quindi quello che gli succede è vivere in pieno questo scontro generazionale di cui parla tutto il romanzo, fondamentalmente il centro del romanzo, lo scontro intergenerazionale. Lui, diciamo, questa cosa la vive a pieno perché si ritrova diciamo, nella situazione in cui ci si ritrova spesso tornando a casa, nella casa in cui lo si è visto crescere, dopo però aver maturato un'esperienza importante di vita fuori da casa. Quindi si ritrova a vivere l'imbarazzo di essere una persona cresciuta, diversa, di non essere più quello che è il padre e lo zio nel suo caso, perché lui non ha più la madre da diversi anni e quindi è cresciuto con questo padre, con questo zio. Appunto, si ritrova a dover vivere questo scontro e soprattutto il cambiamento più importante che lui ha avuto nel periodo dell'università è una consapevolezza sociopolitica che probabilmente prima della partenza per l'università non aveva.